signori, allora non uso il microfono, mi sentite lo stesso. Chiederemo poi a Sergio di fare la voce potente, possente, in linea con le dimensioni possenti dell'uomo. Allora, innanzitutto benvenuti a questa presentazione di Il negozio delle lacrime usate, un titolo molto lungo ma anche molto molto bello, per un libro molto bello, edito dalla Samuele Editore, che insomma sono io sono l'editore. In realtà l'editore sarebbe il ragazzetto che vedete lì, lui è Samuele, il motivo per cui esiste la Samuele Editore appunto. Vi dirò due parole giusto sulla casa editrice per farvi capire, perché è molto importante questo, dove si inserisce questo libro. La Samuele Editore nasce nel 2008, ottobre-novembre, con la collana I poeti di Pordenone, poesia del Novecento. Noi siamo di Pordenone. Abbiamo creato una collana di un'antologia sulla poesia di Pordenone dal 1901 fino al 2000, un progetto storico, quindi non siamo partiti con la poesia contemporanea subito. E siccome questo progetto in 10 volumi, ora stiamo per pubblicare l'ultimo, il decimo, è andato particolarmente bene, nel luglio, se non erro era già luglio, del 2009 abbiamo aperto la collana Scilla. La collana Scilla, in cui Sergio, Maria Serragliotto, Sergio, ma insomma penso che lo conosceremo tutti qui dentro, è il numero 22, abbiamo fatto 22 pubblicazioni, la collana Scilla si è distinta in Italia per le prefazioni. Abbiamo prefazioni di Gianmario Villardo, di Elio Pecora, Maria Luisa Spaziani, Squarotti. Abbiamo insomma un seguito molto importante per dei libri molto molto belli, insomma. Abbiamo libri che sono arrivati anche dei premi interessanti, c'è il premio Gatto, che è uno dei più importanti premi non solo in Italia ma anche oltre, in cui un nostro autore, che tra l'altro adesso poveretto sta male, è arrivato finalista, è arrivato secondo e via dicendo. Fino al numero 22 di quest'anno, giusto per arrivare, se non erro, alla Fiera del Libro di Torino, dove abbiamo portato questo libro e gli altri due. Questo libro, cosa dire, ha un titolo complicato, un titolo molto lungo. Però prima di parlare di questo libro, di questo titolo, vorrei agganciarmi a questo titolo leggendovi ogni libro della Samuele Editore, il libro di poesia, noi lavoriamo quasi esclusivamente con la poesia, hanno dei motti dentro. Sono due poesie, uno per la collana Scilla, una per la collana I poeti di Pordenone. Per la collana Scilla di un autore contemporaneo, Paolo Ruffilli. Però quello che mi aiuta a introdurvi, per farvi capire, per entrare dentro questo libro di Sergio, voglio leggervi il testo di introduzione di ogni libro della collana I poeti di Pordenone, che poi è una sorta di manifesto programmatico della casa editrice, di ciò che la Samuele Editore fa e vuole fare. È un testo di Peraldo Marasi, un autore pordenonese morto negli anni 90, e fa così. D'accordo, non vale niente. È meno del fumo, assai meno del vino. Ma uno non può morire senza un briciolo di poesia. È come il pulire un vetro e vedi cose sapute, ora più esatte e nuove. Cose sapute, ora più esatte e nuove. La poesia ripete, ridice le cose, dandogli in qualche modo un altro vestito. Ed è in virtù di questa capacità della poesia e dell'autore che scrive la poesia che si può incontrare, si possono incontrare grandi autori, quanto persone che non si pensava potessero arrivare o potessero scrivere da anni, perché se non erro questo libro di Sergio dura da 3 anni, insomma, ci sono 3 anni di lavoro. In virtù di questa capacità di ridire le cose, comprendendole meglio, dandogli un vestito nuovo, che si possono incontrare appunto gente lontana dalla poesia, gente che non ha aspirazioni letterarie alte, da grandi premi letterari, da grandi concorsi, da grandi intellettualità, però che scrivono delle belle poesie, poesie che vanno lavorate, poesie che insomma vanno un poco limate, ma che hanno dentro un cuore che è nascosto nella vita quotidiana, un cuore che è appunto usato, ma fatto di lacrime. Da questo il titolo, Il negozio delle lacrime usate, che insomma è solamente una mia interpretazione del momento. Però vorrei chiedere a Sergio, appunto, per entrare in merito a questo libro, e io mi spiego anche, il titolo, da cosa viene questo titolo, Sergio? Quanto bene sapere tutto, perché io non mi alzo. Allora, il titolo viene da un'idea che ho avuto, dal titolo, nel senso che la vita ci porta poca felicità in realtà, e la poca felicità che ci porta ha sempre un costo,
mi sono immaginato un negozio dove questo costo fosse pagabile, nel senso, se ci fossero già appese le pareti delle lacrime, lacrime che ci fanno comprare altra felicità, perché è un po' il contrappasso, uno più è felice e più dopo avrà di che pentirsi. Se ci fosse invece già un pentimento già fatto da altre persone, sarebbe più comodo, sarebbe molto meglio avere la possibilità di essere felici senza dover pagare dopo il conto al destino. Ecco, da qui è nato il concetto di questa poesia e dalla poesia è nato il titolo del libro. Però ti interrompo un altro, il libro, perché poi abbiamo lavorato per un po', qualche, non dico mesi, ma qualche settimana abbiamo lavorato su questo libro che in qualche modo era già formato, però il titolo ci ha lasciato un attimo un dubbio, infatti c'era un altro titolo. Sì, infatti nella classifica dei vari titoli che avevo proposto, ce n'era uno che piaceva in effetti ad entrambi ed era L'altro lato. Come dicevi tu, io non ho il physical role per essere un poeta, nel senso che ognuno di noi vive la poesia oppure vive i suoi sentimenti in maniera un po' nascosta, diciamo. L'altro lato è proprio quello che ci fa girare rispetto a quello che noi siamo, rispetto alle persone, ai nostri sorrisi, alla nostra vita, ci fa girare, ci fa diventare poeti. Tu dicevi che questo libro ha 3 anni, grosso modo sì, sono 3 anni che io ho cominciato a scrivere, e ho cominciato a scrivere perché mi sono successi degli accadimenti che mi hanno fatto cominciare un po' alla volta a scrivere, e difatti tra le prime e le ultime c'è un po' di differenza anche di modo di scrivere. L'altro lato è, come dicevano i Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, Open Moon, è quello che teniamo nascosto e che ogni tanto riaffiora, e nel mio caso riaffiora con le poesie. Le poesie, poi in questo discorso, ma immagino anche voi, farà venire in mente Il Postino, insomma quel bellissimo film in cui c'era Troisi, in cui emergeva tra l'altro come diciamo spunto dalle poesie di Neruda che il poeta non è sostanzialmente colui che diventa poeta. Poeta è qualcosa che sia dentro e poi va animato, insomma, come tutte le cose, come l'amore, come gran parte dei rapporti umani, hanno una sorta di origine inconosciuta, sconosciuta, origine un quid, avrebbe detto Montale, che poi va curato, va limato, e da qua insomma la levatura poi intellettuale. Però quel quid importante che poi si trova anche, appunto, mi piace molto questa immagine dell'altro lato. Io non ricordo se sono stato io o tu a spingere su questo titolo, Il negozio delle lacrime usate, perché insomma l'altro lato aveva un significato forte, un significato sostanziale, capite? Però Il negozio delle lacrime rosate ha un suo lirismo, questo titolo, anche nel suono. Assolutamente. E dice molto di questo libro. Infatti io adesso vorrei fare una cosa un po' ardita, nel senso che Il negozio delle lacrime rosate dà un senso di tristezza, perché le lacrime sono tristi, si può anche piangere per felicità, ma quando sono usate si capisce che non è per una felicità, è sempre per una sorta di tristezza, una sorta di, non dico di fallimento, ma di vissuto che diventa amaro, agro forse, agro più che amaro, perché l'agro ha quella sia un po' di dolcezza, un po' di amarognolo, insomma. Allora, per riuscire a entrare dopo il titolo, voglio fare riferimento alla poesia da cui il titolo, Il negozio delle lacrime usate, e vi leggo, cioè un piccolo estratto che poi abbiamo voluto mettere anche in quarta di copertina. La quarta di copertina in tutti i libri della Samuele ha 4-5 versi tratti dal libro per far capire, insomma, al lettore di cosa si sta parlando. Anzi, vi leggo direttamente, perché questi, non solo perché l'ho pubblicato io e non solo perché Sergio ormai è quasi un amico, ma mi piacciono tantissimo questi versi. Credimi allora quando ti dico che la felicità scivola, perdendosi tra le guglie increspate di un castello di sabbia,
durando giusto il tempo di una marea. Ha una sua tristezza, ma parla di felicità. Quindi Sergio, la felicità, cos'è la felicità per te? Cos'è in questo libro la felicità? La felicità scivola. La felicità è un attimo, è un soffio. Tutti siamo stati felici, tutti conosciamo la parola, la parola viene dalla bocca, la felicità è uno stato, un'estasi, può essere quello che vuoi. Però scivola. Nessuno, e forse anche per fortuna, può essere felice sempre. Abbiamo sempre un alto e un basso. E molti mi dicono che è un libro triste questo, in realtà lo è, perché la poesia è più tristezza che altro, però c'è anche qualcosa di felice, qualcosa di qualche ricordo, c'è nelle poesie di questo libro, qualcosa che porta, nascendo da fatti di vita quotidiana, che porta però anche a pensare che c'è qualcosa di bello, di felice, e che arriverà. Io vorrei sottolineare solo una cosa, e poi vorrei anche stimolare Sergio a leggere qualcosa quando fare sul nome. Sentite questo brano, la poesia si chiama Luce. Non spargere sale, i desideri non sbocciano e le ferite bruciano senza guarire. Allora, signori, i desideri non sbocciano, le ferite bruciano senza guarire. Però abbiamo appena sentito dire che la felicità è possibile. Dalle tue parole, Sergio, abbiamo sentito dire, e molti, insomma, non tutti ci credono che possa esistere una felicità, per molti è un ideale, però tu ci hai appena detto, a fronte di teste che in effetti molti sono tristi, molti sono molto delusi, ci hai appena detto che la felicità però può esistere. Sì, può esistere. Questo libro è stato dedicato a due persone, erano i miei genitori, adesso non ci sono più. Forse l'ho scritto per loro, dobbiamo pure forse. L'ho scritto per dedicarglielo, più che altro. Ci sono delle poesie che parlano dei miei genitori e la felicità può essere anche malinconia, perché è uno stato in cui uno può essere anche un po' triste, però sa o si ricorda dei momenti felici. E allora c'è una poesia che è la prima che vorrei leggere, che è dedicata a mia mamma. Allora, traccia di te. Stamane si è aperto il cielo. Ho appeso i miei ricordi ad asciugare sul filo teso della malinconia. Ogni volta che ti penso, mi si avvicina il sorriso alle labbra. Cercare traccia di te tra i ricordi è un dolore dolce che serra il petto e fa ancora respirare a sospiri. Tuttavia, il tuo bene mi appartiene. E mi crogiolo come d'inverno, raffreddato sotto il piumone. Un applauso. Vedi, l'alternanza di malinconia, però si sa che c'è sempre qualcosa dopo. E questa invece è dedicata a mio padre, e fa un po'. Allora, si chiama Utopie. Nella sezione oggetti smarriti, la busta a mio nome conteneva il testamento di mio padre, una lunga lettera di due parole. Me le sono tatuate a sangue, in fondo all'anima. Adesso so dove cercare quando avrò bisogno di nostalgia. Nella nostalgia, nel dolore della perdita di mio padre, c'è comunque la voglia di ricordarlo. E questo dà a mio nome. Leggo le dopo della chiusa, che tra l'altro è una poesia anche lunga, non tutte le poesie sono lunghe nel libro. Sì, questa è abbastanza lunga, fa due pagine, una e mezza. Allora, il negozio delle lacrime usate. Questa terza notte di maggio,
ci regala il suo profumo, esortandoci alle confidenze. Credimi allora, quando ti dico che la felicità scivola, perdendosi tra le guglie increspate di un castello di sabbia, durando giusto il tempo di una marea, e già il primo raggio di luna illumina l'umido verticale che sale alla pancia. Eppure non perdere mai le illusioni, cerca ancora miraggi nei sogni, nonostante le grandinate della vita, perché cent'anni di bufere a reggere bene timone, dall'esperienza, il segno inganno. E un segreto conservo per te, tra i piccoli cicli del mio cuore, dove troverai la mappa per scovare il negozio delle lacrime usate, tra ampolle piene e singhiozzi appese alle pareti. Cerca riflessi d'oro e d'acciaio tra gli scaffali, anche i dolori mi hanno sgorgati. Tu usali come moneta di scambio per ingannare il destino e capire gli attimi di abitudine, di beatitudine, altrimenti negati. Per ingannare il destino. Cosa significa ingannare il destino? Il discorso che ho fatto prima, la felicità costa. Inganni il destino se le lacrime invece che essere le sono di qualcun altro. Questo è un concetto molto molto profondo. Palazzo delle lacrime, alato della felicità o della tristezza, quali altri temi, insomma, perché poi ne abbiamo discusso, abbiamo fatto anche un piccolo giochino che nell'editoria si fa, insomma, perché ecco, il lavoro sui libri è anche divertente, è fatto anche di compito, di conto. Quali altri tematiche ci sono in questo libro? Non ci sono tantissime poesie, in effetti, essendo il primo libro, però le tematiche sono varie. Abbiamo fatto proprio il giochino. Tu mi dicevi, io scrivo sempre soltanto di amore, e ho cercato, fra le mie esperienze, di scrivere un po' di tutto. In questi 3 anni, in realtà, sono stato con le orecchie aperte, e molti temi sono venuti anche da quello che sentivo per radio, per leggendo i giornali. Ci sono molte tematiche. C'è l'amore, quello inevitabilmente. Non c'è solo l'amore. Ci sono i miei genitori, ci sono i miei figli. C'è un po' di più. Intanto che lui sceglie cosa leggere, io, mi piace anche ascoltare durante le presentazioni, immagino che dovranno fare una legge, ci sono le leggi per non fumare quando si guida, non usare il cellulare quando si guida, e dovrebbero fare le leggi per non scrivere quando si guida. Guido la mia macchina. Perché la maggior parte le ha scritte guidando in macchina. Ho qualche spazio che lo può certificare. Allora. Abbiamo parlato d'amore e adesso vi leggo una poesia d'amore. Ossimoro. Piccole esplosioni sodono quando passeggi incurante nel campo minato delle mie voglie, perché prima d'averti ho voluto amarti e averti come ora ti ho, sfiora il dolore, allontanando la paura di perderti nell'oblio di una parola taciuta. Ora che, mano su mano, pelle su pelle, colano copiose spine di passione tra i nostri corpi uniti al ventoso. Ora che il fil rouge le ricordi, traghetta desiderio, dalla mente al sesso. Ora che, esauriti gli spasmi dell'estasi, mi infilo il tuo corpo, come se fosse un maglione, regolando il mio respiro al culo. Ora che, a mente spenta, mi godo il suggestivo simbolo di questo cielo, in questa stanza. Dicevo, la poesia è un quid che sia dentro, che poi va coltivato, che poi va curato, però insomma direi che è inevitabilmente, indiscutibilmente bellissimo questo dire mi infilo il tuo corpo come un maglione, regolando il mio respiro al tuo. Immagine poetica d'amore immenso. Però una cosa, ora voglio chiederti, Sergio, queste non sono cose preparate, per cui poi mi odierà perché faccio domande che mi vengono al momento. Allora, questa è una poesia d'amore, però il clou di questa poesia, il refrain, ciò che continua a tornare, sono due parole, è una parola, ora,
ora che? Ora. Che cos'è l'ora in questo amore? L'adesso? Ora, lo dico all'inizio, prima di averti ho voluto amarti. E allora, sai, in questi periodi in cui l'amore è passato un po' di moda, ho voluto certificare che per me non c'è prima il sesso e dopo c'è l'amore. C'è prima l'amore e dopo viene tutto il resto. E dopo l'ora è che ora che ti amo. Oh. E questo nel concetto di felicità di cui si parlava prima, quanto rientra? Che relazione c'è tra questo amore e la felicità? L'amore, l'amore quando c'è felicità è inevitabile. Di solito l'amore però come la felicità dura il tempo di una marea. Però l'amore non è solamente per una donna. Questo libro infatti è dedicato ai tuoi genitori, che tra l'altro li chiami, adesso che io vorrei anche chiedere, se insomma magari non mi risponderai, perché li chiami per nome Bruna e Toni. È dedicato ai tuoi genitori, amore verso i genitori. Parlaci quindi dei tuoi genitori, quanto rientrano in questo libro? Si chiamavano Bruno e Toni. Ho perso mia mamma nel 2002, mio papà nel 2008, sono passati un po' d'anni, infatti dal 2008 dopo ho cominciato a scrivere, questo riguardava di 3 anni di gestazione di questo libro. E subito mi è capitato di non metabolizzare bene questa terra. Certi ricordi, certe sensazioni vengono dopo. Ci vuole del tempo per pensare e per ricordarvi, per avere dei ricordi belli. Subito hai il dolore, dopo il dolore passa, per fortuna, e restano i ricordi. E forse su questa poesia che si intitola Gente mia, che è dedicata a mio padre, qualcosa si può capire. Gente mia. Gente mia, di gambe nervose e stanche di strada, del senso profondo delle parole taciute. Di sguardi acquosi, velati come albe novembrine, di strette di mano e onore d'uomini, di emigranti fortune autodidatte, di sole e sudore tra i filari in collina. Gente mia, mani nodose come radice che sfiorano carte consunte ed esplosioni di locche sul tavolo, sotto pergole primaverili di là, ebri del profumo e di rossi, tra le memorie e un canto antico. Gente mia, di fede genuina e bestemmia la sorte, di vecchi saggi da rispettare, di preziose amicizie che lasciano impronta, di guerre mondiali come ramate casualità, di gioie conquistate e miserie silenziose, di padri, figli e del peggio mai alle spalle, gente mia, amata e rimpianta. Però non ci sono solo i genitori, nel senso sei figlio dei tuoi genitori, ma in questo momento, anche se oggi ne abbiamo uno solo, mi pare, sì. Vedi innumerevole numero di figli che hai, sì. Sei anche padre. Quanto rientrano i tuoi figli in questo libro? Guarda, il libro inizia con la dedica ai genitori e finisce con una poesia che ho dedicato a mio figlio, quello lì che si chiama Fabio. Ha un figlio che si chiama Fabio e che in realtà è dedicato a tutti e tre. Infatti si intitola Crescerai. Ed è l'arco dai genitori ai figli. Crescerai. Scoprire quanto ci somigliamo mi spaventa. E mi illudo ad avere il coraggio di lasciarti sbagliare. Di sicuro so che la tua vita, capirai da solo che la libertà di scelta non prevede rimborsi. Però ricorda, tempo su tempo, gli anni si accompagnano veloci e vanno affrontati.
voluti, sudati, per crescere sempre rimorsi, esitando su foto della mia vita memoria. Allora io vorrei fare una piccola parentesi, prima ecco di chiedere a Sergio di leggerci in maniera un po' più continuativa 4-5 testi, insomma, per farci gustare non a frammenti un po' la sua poesia. Il libro è prefatto da Caterina Rea Furlan, che oggi abbiamo anche presente, e fa un piccolo accenno, una prefazione molto molto bella, però un piccolo accenno particolarmente significativo, che fa così, noi l'abbiamo messo poi in bandella. Quante storie di nostalgia in questa raccolta, quanto rimpianto per ciò che poteva essere e non è diventato. E quante volte leggendo in questa nostalgia, in questo rimpianto, più o meno consapevolmente, ci ritroviamo. Al di là delle forme e degli stilemi, per dire che sì, nonostante tutto ce la faremo, anche se con il disincanto che lasciano le ferite e i graffi della vita. Il valore vero di queste liriche sta quindi nel mondo di valori che l'autore nella sua opera ci svela, valori in cui tutti alla fine ci ritroviamo, talvolta dopo aver attraversato selve di parole caliginose, come il faticoso emergere di quelle verità che magari ci fanno star male, ma che rimangono l'unico appiglio da cui ricominciare. Verità che ci fanno star male magari, ma che rimangono l'unico appiglio da cui ricominciare. Sergio. Ricominciare. Allora, sì, c'è una poesia che si chiama Lampione 44. Io mi immagino la vita come un lungomare, gli anni sono dei lampioni. E Lampione 44 era quando l'ho scritta. Allora eccomi qui, dove la sabbia scotta anche di notte, a seguire le spirali di un pipistrello, appoggiato al lampione 44 del mio lungomare, godendo il gusto di un vizio, in attesa di potermi condonare le tante debolezze. Bill, dolce inganno della sera, sussurrami dolci parole, dimmi che tutto questo non è solo tempo perso. Si ricomincia. Ogni volta, ogni lampione si va avanti. Certo che fa un po' venire un po' i brividi, perché se pensiamo che la scrive in macchina, il 45esimo lampione l'ha beccato. Sfiorato bene, in effetti. Ecco qua, sorpresa. Allora, adesso se volete vi leggo un po'. La botola. Torno a quei giorni, mordendo le tracce che portavano a te. Dio, certo che c'era. Rideva sotto il suo cappello cilindro, senza afferrare la mia mano tesa quando la botola di quei notti s'aprì. Ora è sangue, ora è mille ricordi, ora sono un vecchio, stanco e solo. E ancora mi pento di aver gettato il tuo viso tra le smagliature del tempo passato. In bilico torna il tema dell'altro lato. Passo lento, con fare distratto, seguendo la scia di parole nell'aria, che non hanno voglia di sporcarsi di inchiostro. Che importa, l'amore si scrive giusto quando è finito. Alle mie spalle c'è solo il futuro che ho perduto. Davanti agli occhi ho ancora tempo da vivere assieme. Ora mi accorgo sospeso, l'altro lato si espone. Un passo dopo l'altro, lento e distratto. Previsioni. Nell'attesa che l'alcol, come un velo di maquillage, adempia al suo compito di cosmesi morale, fisso la braccia della sigaretta. Finalmente l'autocompatimento supera l'impaccio del pudore. Dal fondo del lago incantato riemerge l'ego tradito, reclamante la sua dose di copiose lacrime. Nulla di meglio previsto per questa notte. Questa è molto. Questa invece ricorda il primo bacio, la promessa.
Anche il cielo pareva scarlatto d'imbarazzo, il primo tramonto di primavera, per quell'impacciato sfiorar di ladra, rubato alla nostra innocenza, per noi. Mestieranti di emozioni spicciole bastò come acerba, inscindibile promessa. Il cuore complice, ma con un battito, a suggerire. Buona sorte. Monotone nuvole mi gocciano giornate imbronciate, tra silenzi freddi da parlare, e altri più cupi, solo da ascoltare. Fino a te pietoso l'imbrunire mi trascina a te. Se la mia buona sorte, quando improvvisi l'amore, sicura che combaceremo come tessere di domino, nell'armonità del presente, con l'esto delle tue voluttà. Ora che hai ingoiato una stella, la fortuna è averti vicina, fai brillare il mio domani, ti lascio un sorriso. Irrepressibile morale. Se devi dire sì, fallo prima di me. Prima che in questo notturno si fioriscano le stelle, prima che il buon senso cancelli l'irrazionale. Sai quanto possono essere labili le mie certezze? Se devi dire sì, non aspettare. Sono qui e giro come una falena, attorno alla luce di quegli occhi. Sorda all'equità della virtù, scende un altro gradino di irrepressibile morale. Nel buio del pozzo. Ho paura che passi questa notte e poi dimenticare i sogni sul cuscino, per questo piccolo miracolo e per i tuoi semi. Cos'altro potrò sperare ancora? Ascolto l'accavallarsi del respiro abbozzando il su e giù delle lenzuola. Potrei toccarti, ma non voglio. Non posso averti più di così e questo mi spacca il cuore che ogni piccolo desiderio avverato spegne la sua candela e precipita nel buio del pozzo. Tardi. Costa l'amore da cambiarlo, purché non cambi. E si fanno neri di lacrime negli occhi, senza motivo. Conosco il presidente. È come nascondi le bugie fra parole che si sciolgono davanti all'indifferenza. Non sei stanca, poco o tanto, fa lo stesso, dagli posto, vuole essere il cielo. Fai quel che puoi. Com'è dolce questa sera, da non poterne più. Sarà dolce anche tuo uomo. Tardi, da sonno. Leggerle tutte, No, io non ti pensavo di finire. Okay. E allora, per non leggere tutte, leggo l'ultima. Si intitola Trame infeltrite. Italo che mi ha cantato nel cuore ha compiuto il suo dovere, scavando gallerie di insieme a te. Ma dentro l'ultimo sorriso ci sono petali di rose e spine, così che quando resterai stesa immobile sul letto, diviso a metà tra me e l'insonnia, sarò io a danzare sulla punta della tua lingua come le cose che sai di sapere, ma non riesci a ricordare. Nemesi impudente delle nostre trame infeltrite. Sì. Allora, entrare appunto in un libro con una presentazione non è semplicissimo, bisogna leggerlo il libro. Però insomma siamo un po', abbiamo accarezzato ciò che erano le tematiche, ciò che insomma Sergio ha voluto mettere dentro e dare al lettore. E ora appunto vedo già che uno si è prenotato, vorrei sentire le vostre impressioni, soprattutto di quei due signori. Lei signora poi si emozionava addirittura, lei mi sembrava. No, ero così attenta a cogliere tutte le parole per non perdere niente. E ha letto abbastanza in fretta. Dovevo impegnarmi ad ascoltare, ovviamente. Era un rimprovero. Un rimprovero dolce. Ma è la seconda volta che leggo in pubblico, pertanto migliora. Ma posso capire. Volevo semplicemente chiederti questo, Sergio. Il titolo che ha il libro, no? Mi ha suggerito, perché è un titolo suggestivo, no? Mi ha suggerito questa domanda. Cosa diresti tu a un ipotetico lettore per invogliarlo, per convincerlo a leggere questo libro di tue poesie?
I libri di poesie non sono facili, nel senso che difficilmente uno quando va in libreria compra un libro di poesie, primo perché non li trova, e secondo perché le poesie vanno vissute, vanno lette e vanno interpretate a nostro modo. Io posso scrivere una cosa, e mi è capitato di scrivere delle cose che dopo venivano interpretate in 20 maniere diverse, e forse il bello era questo. Per invogliare qualcuno a leggere il mio libro, direi compralo, leggilo e dopo parliamo. Magari rileggilo. È da un confronto, secondo me, che dopo nasce la voglia di comprarne un altro. Di chiunque altro. I signori sono autori di poesie. Esatto, di poesie. Me l'avevi prima. Purtroppo la poesia non è un genere letterario, in Italia perlomeno, facile, però è la più bella. È la più bella cosa da fare. Allora, sono convinto di quello che mi dici, perché a me piace sempre citare una frase di Thomas Eliot che diceva che la poesia può comunicare ancora prima di essere capita. Niente di più. E poi chiudo con quella di Garcia Lorca che dice che la poesia non cerca seguaci, ma cerca amanti. E quindi è una cosa che, oddio, può piacere e anche non piacere una poesia, però è una cosa che uno sente dentro, quindi anche a pelle può. Ci sono delle poesie bellissime da te, poi chiudo, e mi è piaciuto, soprattutto quando hai detto che, a parte che nel titolo, sebbene abbia un significato diverso, le lacrime. Ebbene, tutti sappiamo che le lacrime, perché tu hai perso i genitori, io sono più anziano di te, quindi le ho persi molto prima, le lacrime fanno parte del corpo dell'uomo, mentre il ricordo fa parte dello spirito dell'uomo. E quindi queste lacrime, sebbene le tue siano, tra virgolette, usate, in un certo qual modo saranno sempre le stesse. Se posso fare anche una piccola noterella su quanto ha detto, perché è pertinente, essendo l'editore, insomma, anche a me interessa che la gente prenda il libro e lo legga. Io direi, per quanto riguarda questo libro di Sergio, che un lettore non cercare in questo libro ricerche filosofiche, grandi poesie intellettuali, grandi poesie appunto metafisiche, giusto per fare un'esagerazione. Però sai che troverai della verità di vita vissuta. E la verità è la vita vissuta, è il fulcro della poesia, da sempre. Ed è anche poi, insomma, il nostro manifesto della Salma di Dori. Infatti, se voi vi soffermate a vedere un po' il nostro loghetto, l'ape, è un'ape, insomma, storica, è il logo di una tipografia dell'Ottocento, vicino Venezia, prima Portogruaro, poi Venezia, e adesso non vi annoio con la storia della nostra ripresa. Però sulle ali, sulle fascette, non sulle ali, c'è scritto Utile Dulci, che è il motto razziano, che vuol dire l'arte, ma in questo caso ampliando la vita, quindi è tutto, deve essere utile, deve servire a noi, questo libro deve servirci a farci questo, però anche dilettevole, deve essere piacevole, deve essere qualcosa di bello, attraverso una bellezza, un'armonia, dare una puntilità. Ed è questo quello che deve fare un libro di poesia, ed è questo quello che fa anche il libro di Sergio. Qualche altra piccola nota? La prefatrice che si nasconde? Perché hai accettato? Anche se quando Sergio dice in risposta alla piccola domanda di prima leggi e poi ne parliamo da un umore del genere. Non sono più piatto. No, cioè, in realtà c'è anche un altro motivo per cui sarebbe da comprare il libro, è che le ho lette così male, così in fretta, che invece il libro riuscite a capire. Ma questa è una ragione pratica. Devo dire che le poesie di Sergio a me sono piaciute molto perché è riuscito a esprimere ciò che
qualcuno comunque sente magari non riesce ad esprimere. Quindi la capacità di rendere con immagini particolari, immagini molto belle, quella che è la vita un po' quotidiana di tutti, perché i dolori, i desideri, le speranze, i sogni non sono solo suoi, sono di ognuno di noi. Tu nella prefazione fai una cosa molto molto bella, molto interessante. Tu inizi dicendo: non sono una scrittrice, non sono un'autrice, non sono solita a fare prefazioni, e poi fai lo stesso parallelo con Sergio dicendo: lui non è un poeta di professione, così come non sono un'autrice, quindi io non sono del tutto in grado di approcciarmi a un lavoro del genere, così come Sergio non è del tutto in grado di affrontare una poesia che è sempre la poesia con la P maiuscola, fa sempre un po' di paura, un po' di timore, perché rischia di cadere nella banalità. Fai questo parallelo per poi dire: però quello che lui dice tocca veramente il cuore, dice qualcosa. E lo dice non appunto ai professori accademici, ma lo dice a noi tutti. Lo dice a delle persone con un linguaggio semplice ma vero. Per tornare a Garcia Lorca, con un linguaggio si potrebbe dire di fuoco, anche se il fuoco di Sergio è un fuoco tenue, anche insomma, perché l'età implica un po' di saggezza e anche un po' di placidità. Ok. Se non ci sono altre domande, io, se siete d'accordo, darei l'occasione a Sergio di leggere un po' più piano un ultimo testo, che è uno di quelli più, diciamo, forse positivi, no? Questo te lo suggerisco io. No, basta il libro, perché... Fuoco d'artificio. Ah, fuoco d'artificio. Così chiudiamo con una ventata un po' più solare, più meravigliosa, e capirete adesso perché. Vorrei dire però una cosa prima. Sì. Meglio. Niente, sono contento di essere venuto, perché ho incominciato a conoscere una persona che si pone nel giusto equilibrio nell'altalena della vita, tra la gioia e queste lacrime, no? E perché la vita, ed è venuto fuori a un certo momento, si realizza in quell'ora, in quel momento, in quell'attimo che abbiamo a disposizione, l'attimo presente. Non siamo padroni del futuro e non siamo più padroni quasi, anche se ci appartiene della nostra storia, del nostro passato. Una sorta di carpe diem, quindi. Quell'ora lì dove si realizza quell'altalena tra la gioia e queste lacrime che pagate realizzano il vero amore. È così. Ed è bisogna carpe diem, bisogna cogliere. Neanche saperlo cogliere, direi io. Non solo cogliere, perché fuoco d'artificio. Le cose accadono, sia quel che sia, però il vento sa ben scegliere chi portare con sé, perché le ali non crescono con l'esperienza, troppo pericolose per giramondo da osteria che anelano la salvezza tra coscia e tariffa, incatenati agli inganni dei sensi. I sogni sono un'altra mistura, non temono tenebra, non vogliono carezze. Correnti d'aria calda ti spettinano le idee e danno tregua alle ansie. Larga le braccia e prova a volare, anche un solo attimo, come l'esplosione di un fuoco d'artificio. Sarà una meraviglia di luce e colori da ricordare. I libri, se volete acquistarli, sono nel tavolo dietro, c'è qualche altro titolo anche della Samuele, e mi raccomando, approfittate della presenza dell'autore per fargli firmare, perché è diritto che l'autore firmi le copie. Grazie di essere intervenuti.